Sostanzialmente io credo che un buon commerciale debba avere l'umiltà di imparare e la presunzione di saper fare. Fuori di metafora, possiamo parlare sicuramente di una curiosità personale, bisogna essere curiosi perché si ha a che fare con tutti i settori merceologici, mi ripeto, per cui bisogna essere curiosi anche di chi fa le cose più particolari. La curiosità è sinonimo di intelligenza e nel nostro caso significa anche interessarsi sinceramente alla persona. Quindi, al di là delle ottime doti comunicative, perché sicuramente no, almeno l'italiano dovremmo saperlo parlare, al di là delle spiccate qualità organizzative, questi sono, diciamo, i must scritti negli annunci, io ritengo che bisogna essere semplicemente se stessi, affidarsi all'azienda, nel nostro caso la formazione, il nostro fiore all'occhiello. Prima darei un consiglio molto pratico. Il consiglio molto pratico è sostanzialmente banale, ma avere le maggiori informazioni possibili sull'azienda con la quale poter cominciare questo percorso. Perché, soprattutto per chi approccia l'attività commerciale, come è successo a me nel 1992, se uno trova l'azienda sbagliata, può farsi proprio l'immagine sbagliata del mondo della partita IVA, dell'agente di commercio. Se l'azienda invece ci sono i giusti presupposti, probabilmente uno può avere la possibilità di tirare fuori quello che ha dentro. Come consiglio personale, quello che ho vissuto io è che non mi sono mai abbattuto, perché fa parte di un investimento in un'attività avere le prime difficoltà iniziali. Sicuramente diciamo, la carriera nell'ambito commerciale mi ha dato soprattutto la libertà. Ognuno ha una scala di valori, nel mio caso mi spendo tantissimo. L'ho fatto e nella fattispecie lo sto facendo per bene, insomma, spendo tantissimo del mio tempo, praticamente quasi tutto nell'attività, ma è una mia caratteristica personale. In generale, chi vuole da un lavoro autonomo, vuole avere la percezione della libertà nel vero senso della parola, io credo che sia molto indicato che il lavoro autonomo è forse una delle poche attività che ti consente di dare anche delle accelerazioni a livello reddituale che normalmente, se non altro, il posto fisso non ti dà. La mia azienda è una fondazione. Fondazione significa oggettivamente utili reinvestiti. In un momento di recessione come questo significa non essere attaccabili dall'esterno o da capitali esteri o dalle banche. Lavorare trasversalmente con tutti i settori merceologici è un altro dato oggettivo. Significa che se un settore va male noi non ci andiamo, andiamo da un altro che va bene e fortunatamente ce ne sono, quindi frazioniamo il rischio e abbattiamo la possibilità di fare non gli utili ma gli inutili. C'è un altro che io sottolineo che è quello del DNA di Berenson. Un'azienda strutturata ha sempre un valore che porta avanti negli anni. Quello di Berenson è l'attenzione alle persone, dal primo colloquio all'ultimo giorno di lavoro. E questo ultimo pregio è anche il primo difetto però, perché spesso l'attenzione alle persone, spesso forse no, ma talvolta l'attenzione alle persone diventa un boomerang, siamo talmente attenti che ogni tanto qualche disonesto capita nella nostra organizzazione che un pochino se ne approfitta. Un altro difetto è che siamo crucchi, la nostra è un'azienda tedesca che è tanto bella per la precisione, la puntualità dei pagamenti, il servizio al cliente, però spesso, diciamo, da Amburgo la flessibilità non è presa in considerazione e questo, se uno vuole essere veloce nel 2010, si ripercuote con una lentezza nei processi, nei flussi, che qualche volta può causare diminuzioni di fatturato.